tutte ragazze, non vi preoccupate per queste macchie anomale sul mio viso, ma è solo makeup, non vi preoccupate, non mi hanno menata. Dunque, questo è il video risposta al video contest della Sindina, che saluto e mando un grosso bacio, e spero che a te Cindy piaccia molto questo makeup un po' non da tutti i giorni. Per prima cosa vado a coprire le mie occhiaie con il correttore di Kiko nella tonalità 03 con le dita, picchiettando. Come base per il mio occhio vado a prendere la Urban Decay Primer Potion e la vado a stendere su tutta la mia palpebra. Prendo un pennello abbastanza grande e applico la mia cipria lungo le mie occhiaie per fissare il tutto. Inizio quindi applicando un color fucsia ed applico questa tonalità di fucsia e la vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio. Vado a prendere un blu scuro, vedete? E lo vado a stendere nella parte finale dell'occhio. Vado a prendere poi con un altro pennello un colore nero e prendo Creep nella palette Naked, questo qui, e lo vado a stendere nella piega dell'occhio e alla fine del mio occhio. E poi vado a sfumare con un pennello abbastanza bombato, come questo. Su tutti i miei colori vado ad applicare il pigmento di Essence nella tonalità 010 Fiery Dust, che è un argento, e lo vado a prendere con le dita ad applicare, così da dare un tocco ancora più shimmer al mio ombretto. Vado a prendere poi una matita blu, questa è di Essence, e vado a tracciare la mia rima dell'occhio con le dita sfumo l'angolo interno dell'occhio, ma sotto vado ad applicare un matitone bianco e lo vado a picchiettare. Applico poi come illuminante il pigmento usato precedentemente per accigliare. Prendo poi un eyeliner e utilizzo questo qui di Dance Floor Diva di Avon, una bella riga di eyeliner partendo dall'interno verso l'esterno. Applico poi le mie ciglia finte e utilizzo queste qui, queste con le stelline. Dopodiché passo al trucco per il viso. Vado a prendere un fondotinta e utilizzo questo qui di Essence Soft & Natural. Dopodiché io faccio una serie di luci ed utilizzo il blu per, diciamo, la galassia e un po' di bianco. Dalla mia palette dei 96 colori vado a prendere un miscuglio di celesti, un mix di celesti. Per le stelline invece utilizzo il pigmento della Essence usato precedentemente, un blush di questa tonalità che è un po' pescata. Per le labbra vado ad applicare un semplice gloss e prendo questo qui di Essence, lo Stay With Me 05 I Like Cotton Candy. Spero tantissimo Cindy che ti piaccia, perché davvero ti stimo tantissimo e vorrei incontrarti. Io mando un bacio a tutte e spero che il makeup vi piaccia. Ciao!